volevamo fare l'intervista alla Molese Doce G, che è Carlo Macchi. Cosa la facciamo? Guarda, ecco, alla certa età non mangia. Allora, non mangia, non beve, poco, va a casa e chiaramente ha impegni familiari. Allora, cosa facciamo? Parliamo con Pier Lorenzo Tasselli, che è stato il primo fiduciario di Arcigola a Firenze. Quindi, quando ancora esisteva Arcigola, oramai prima, sai. Ora c'è questo. No, ora siamo a Slow Food, movimento politico, lasciamo stare. Allora, Pier Lorenzo Tasselli, un commento su un Carlo Macchi Lamonese Doce G. Ma cosa vuol dire questo? Ma diciamo, è stato riconosciuto il fatto che in realtà Carlo Macchi è il nipote del parroco di Lamone, oggi nella cosa, uno dei numerosissimi discendenti del prete di Lamone. La cosa è stata riconosciuta, è stato un parroco che c'ha discendenti. Ma è stato detto ufficialmente oggi dall'assessore che con la fascia di tricolore ci ha fatto la presentazione. Ha presentato se stesso come discendente del Pievano di Parma. Ma sti preti, no, non è possibile. Io, anche Carlo Macchi era un cugino del nostro assessore e quindi anche lui. Ah, ho capito, guarda, quindi io ora che te so che sei la Molese Doc, non è che mi fido più di tanto. Doce G. Vabbè, insomma, vediamo. Dio mio, non sapevo di tutto questo. E quindi la prima. Se tu fai l'indagine scopri che anche te c'hai una discendenza ecclesiastica. Le prime parole di Carlo Macchi la Molese quali sono state? È stato sopraffatto dall'emozione e quindi ha borbottato qualcosa, ma non si è capito bene. Stupendo. Allora, della serie, quando abbiamo un'onorificenza, anche il più grande giornalista non ha più parole.